Vai Ciro! Ci piacere, andiamo lì! La Campania è inondata di milioni nella notte dell'Epifania, con i primi tre premi della storica Lotteria Italia assegnati a tre biglietti venduti rispettivamente a Sala Consilina, Napoli e Pompei. È festa nei due autogrill della Salerno-Reggio Calabria del paese in provincia di Salerno, luogo che già in passato ha visto alcuni biglietti vincenti. Quest'anno è il primo premio, 5 milioni di euro, oltre un premio accessorio di 50.000 euro. A Napoli invece la dea bendata ha visitato il quartiere vasto. È notte quando il secondo premio, 2 milioni e mezzo, viene abbinato al biglietto venduto dall'edicola in piazza Principe Umberto. Una notizia che il titolare Ciro apprenderà soltanto il mattino dopo. Speriamo che sia comunque una persona che comunque ne abbia bisogno e non sia già una persona che abbia già dei soldi. E speriamo che si faccia vivo anche per farsi vedere, per farci anche una piccola donazione a noi. Aspetti un regalino. Sì, speriamo di sì. Comunque gli abbiamo regalato 2 milioni e mezzo. Diciamo qua teniamo molta affluenza di turisti. Abbiamo molta affluenza di turisti e di persone del posto. Un messaggio al vincitore del biglietto. Speriamo solo che si faccia vivo e che venga anche qui, anche per un saluto, anche per un caffè, che si faccia vivo. Oltre che un bel messaggio, è una buona notizia dell'edicola e speriamo che comunque queste edicole tutte quante, come abbiamo avuto noi questo colpo di fortuna oggi, così lo abbiano tutti quanti e possano incrementare comunque i clienti, che questa è una notizia che fa incrementare un sacco di clienti.